Da Selle Royal si può entrare dall'ingresso principale, quello con la porta a vetri e due bei sorrisi, oppure dall'entrata a fianco, quella dove trovi subito una fila di biciclette che aspettano la pausa pranzo. Già, perché mentre qualcuno sceglie di andare a mangiare, c'è anche chi inforca la bici e pedala via, soprattutto se è una bella giornata, come quella in cui siamo capitati noi. L'occasione era la presentazione della nuova Selle Ellipse, un modello perfettamente in linea con la filosofia di Selle Royal dedicata alla mobilità. Mobilità, appunto, ma di alto livello, quella dove non si pedala solo per spostarsi da un punto all'altro della città, ma anche quella in cui la bicicletta può diventare l'occasione di una gita fuori porta, e poi chissà. Sembra incredibile che per le biciclette non sportive, nel senso di non dedicate all'agonismo, possa esistere una varietà di selle così ampia come quella contenuta nel catalogo di Selle Royal. Ma è tecnologia che avanza, assieme alla ricerca di comodità di un pubblico sempre più ampio. Ci spiegano i responsabili di Selle Royal che si tratta di un mercato molto forte in Nord Europa, quei posti dove pedalare è spesso più presente rispetto alla nostra cultura e con esso anche la necessità di trovarsi comodi. In Selle Royal il lavoro manuale è ancora preponderante rispetto alle automazioni che pure vengono sfruttate per altri passaggi, come l'immissione del gel e la creazione del sottovuoto in una specie di giostra che ogni giorno viene programmata in base alle esigenze di produzione. C'è da restare incantati a osservare le signore che si muovono rapidissime attorno ai macchinari su cui rifiniscono le selle in ogni dettaglio, fino ad arrivare al controllo finale e al confezionamento. In qualche modo ci abbiamo provato pure noi a costruire, diciamo così, una sella. Il risultato è stato ottimo, ma lo confessiamo, ci siamo limitati solo ad apporre le scritte di fabbrica sul modello che poi ci è stato consegnato.